Benvenuti a tutti sul mio canale, io sono Ornella ed eccoci qui di nuovo a parlare di bellezza. Oggi parliamo in particolare di una pelle a cui dedicano forse un po' troppi pochi video. Parliamo di pelle matura e di tutto quello che ha bisogno una pelle matura e creiamo ipoteticamente una routine adatta proprio in questo periodo che sta arrivando. Pochi parlano della pelle matura e dell'importanza di una buona routine per questo tipo di pelle. Pelle che cambia, pelle che magari dopo la menopausa comincia a perdere tanta tanta idratazione, a seccarsi in un modo veramente strano. Si secca e diventa anche sensibile, diventa sottile e quindi proprio perché si assottiglia ha bisogno di molte più cure. Naturalmente la pelle matura non è considerata solo dopo la menopausa, che lì intervengono anche un fattore ormonale ben deciso che riguarda anche proprio il metabolismo e la formazione delle cellule sulla pelle, ma anche proprio dopo i 35 anni, considerata una pelle matura che perde elasticità, luminosità, tende ad assottigliarsi e naturalmente cominciamo piano piano negli anni a venire con la comparsa delle rughe e con zone leggermente più sottili dove poi verranno a formarsi le rughe. Ebbene sì, sappiamo che noi siamo quello che abbiamo vissuto, tutte le nostre esperienze, tutte le nostre gioie condivise, sperimentate, si riflettono senz'altro sulla nostra pelle, sulla nostra espressione. E quindi ecco qui che la pelle parla di noi, parla della nostra storia. Secondo me anche le rughe fanno parte di noi, anche il passare del tempo, i segni del tempo. A una certa età sappiamo che cambia anche il metabolismo, lui si rallenta e quindi sulla pelle abbiamo una formazione sempre minore di cellule. Cellule che vuol dire anche minor collagene, minore elastina e quindi minor elasticità. La pelle matura ha delle caratteristiche specifiche. Naturalmente, come si formano meno cellule, si formano anche meno fibroblasti. Frigoplasti che rallentano la loro attività e sono loro che contribuiscono quindi alla sintesi di collagene che è sempre minore. Pensate che diciamo verso i 50 anni, dopo i 45, abbiamo nel nostro patrimonio genetico solamente più il 50% del nostro collagene. Tocca a noi quindi con le cose che facciamo, con la nostra vita e soprattutto con quello che mettiamo sulla pelle, rallentare questo processo che non, diciamo, non si può fermare, ma si può rallentare, aumentando come gli antiossidanti, aumentando la formazione di collagene e vedremo come. Inoltre, oltre a seccarsi e a perdere elasticità, la pelle, avendo meno ghiandole sudorifere, quindi essendo più secca, c'è anche una diminuzione della vascolarizzazione della nostra pelle, quindi meno circolazione. Lo sentiamo che a volte ci vengono dei mal di testa proprio dovuti alla mancanza di circolazione anche, per esempio, nel cuoio capelluto. Ci sono anche dei disordini a livelli della pigmentazione della pelle e quindi compaiono le prime macchie dell'età. Macchie dell'età e macchie solari aumentano, quindi bisogna proteggerla molto molto di più del dovuto. Tutto questo che vi ho detto, sommato a dei fattori esogeni, come sappiamo il sole, che danneggia la pelle, il fumo, l'eccesso di fumo, l'alimentazione sbagliata e soprattutto anche l'ambiente in cui lavoriamo, quindi i fattori che vengono dall'esterno. Il tutto si traduce in una cosa: il viso invecchia, sommando queste cose. I principali problemi quindi della pelle matura li riassumiamo sono: pelle secca e sottile, mancanza di luminosità, flaccidezza, mancanza di tonicità, rughe a volte che diventano profonde, ma che cominciano piano piano, colorito pallido e anche un po' giallognolo, in certi casi sulle pelli un po' olivastre. Pori un po' più aperti, sempre più aperti perché la pelle è invecchiata perdendo collagene
c'è l'aumento dei pori e poi infine l'iperpigmentazione con le macchie dell'età. Quindi, come vi ho detto prima, si parla di pelle matura a partire dai 35 anni. Tante volte l'età biologica non corrisponde esattamente con la vera età della donna e della pelle. Tantissimo fa, diciamo, l'ambiente in cui viviamo, se è più inquinato o meno inquinato. Per esempio, chi vive in città ha una pelle diversa da chi vive magari all'aria aperta. Poi ci sono dei fattori esterni come il sole, chi è più sotto il sole, chi fa lavori sotto il sole, e diciamo anche che, come vi ho detto prima, il nostro viso riflette proprio le nostre esperienze. Poi abbiamo detto che ci sono fattori come freddo, sole, aria, ci sono anche purtroppo le malattie, la vita, chi ha delle patologie, che hanno dei dolori, la stanchezza, anche il sonno fa molto sulla nostra pelle, e infine le tossine che noi creiamo col fumo e con l'alcol. E poi, per ultimo, la sedentarietà. Sedentarietà è anche, influisce molto sulla pelle, sembra strano, ma sulla circolazione. Allora, come possiamo prevenire tutte queste cose che vi ho detto? Cercando di curarla, cercando di curarla, cercando di avere uno spirito giovane, una vita dinamica e un atteggiamento senz'altro positivo. Sappiamo che più sorridiamo, più la nostra pelle ne beneficiano gli ormoni, ne beneficia il metabolismo e tutto quanto. La cosa bella, secondo il mio parere, a una certa età è di dimostrare sì la nostra età, cercando di essere eleganti, naturali, giovani, ottimisti soprattutto, perché l'ottimismo rende la persona gioviale e giocosa e giovane, e non dobbiamo pretendere, secondo me, di essere più giovani di quello che siamo. Dobbiamo affrontare la nostra età con tanta solarità. Impossibile sarà avere la pelle dei 20 anni, ma bisogna cercare di preservare, almeno il mio consiglio, la nostra bellezza autentica. Vediamo adesso una routine che può essere una routine da giorno e una routine da notte, tipica di questo periodo che andiamo verso la stagione fredda. Allora, cominciamo innanzitutto con una buona detersione, che è proprio la prima regola, come sappiamo ormai da tempo, della nostra routine, soprattutto sia al mattino ma anche alla sera, anche per chi non si trucca. Tante volte il latte detergente uno dice: io non lo uso perché non mi trucco. Sbagliato, l'inquinamento dobbiamo toglierlo dalla nostra pelle. Quindi un buon latte detergente o una buona acqua micellare. Io qui ho dei prodotti che voglio farvi vedere. Allora, un detergente idratante per pelli normali e secche, tipiche della pelle matura, potrebbe essere il CeraVe, che è anche ricco di ceramidi e quindi anche di niacinamide. Vedremo poi questo ingrediente magico più avanti. Adesso vi dico proprio quello che può essere giusto per quest'età, ma poi affronteremo questi argomenti, se vi fa piacere, piano piano, tutti quanti in altri video. Quindi CeraVe ve la posso consigliare, un latte detergente abitudinariamente in crema cremoso che potete massaggiare sulla vostra pelle e sciacquare. Chi ama l'acqua micellare, anche una buona acqua micellare che non contenga alcol va anche benissimo. Consiglio un tonico, senz'altro sempre un tonico messo proprio sulla pelle sciacquata del latte detergente o dell'acqua micellare e picchiettato a mani aperte, perché così facciamo anche fluire sangue e aumentiamo la circolazione sanguigna, quindi irroriamo di sangue la pelle, quindi aumentiamo la tonicità. Consiglio un tonico, per esempio questo dell'Ide, che ve ne ho parlato tantissime volte. Lui è della linea al miele, è adattissima per le pelli age. Se lo trovate, essendo una linea un pochettino difficile da trovare perché la trovate solo una volta all'anno al Lidl, fatene scorta. Qualsiasi altro tonico, l'importante è che sia molto 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 idratante. Il Toner Plus, questo, io intanto vi consiglio qualche prodotto che sto utilizzando, mi sto trovando veramente veramente bene, mi stanno cambiando la pelle. Tonico Plus l'acido ianuronico, un altro degli ingredienti che non può mancare nella routine delle pelli mature, proprio l'acido ianuronico, che riesce a raddoppiare di 1000 volte il suo peso molecolare sulla nostra pelle, quindi a trattenere idratazione. Allora, consiglio questo tonico all'acido ianuronico, che addirittura nel suo interno, lui è EASE Free, è un prodotto coreano, è eccezionale perché è molto corposo.
Contiene 5 pesi molecolari di acido ialuronico, quindi che vanno all'interno della nostra pelle. Lo consiglio su pelle bagnata e quindi lui è proprio il prodotto. Dopo il tonico proseguiamo con l'acido ialuronico. Come vi ho detto, a siero da mettere sulla vostra pelle, potrebbe essere questo della Sirio, che è bilanciato benissimo, quindi by Sirio. Potrebbe essere questo, un po' più economico, della Saponaria, anche lui con 3 pesi molecolari, eccezionale. Vi metto qua sotto tutti i prodotti che elencherò e dove li potete trovare. Qualsiasi sia il vostro acido ialuronico, l'importante è che abbia dai 3 ai 5 pesi molecolari. Quindi io ve lo consiglio. Ha messo anche lui a mani aperte prima delle vostre creme, messo su pelle bagnata ancora di più perché lui così assorbe l'acqua che trova sulla pelle e ve la spinge all'interno. Vi lascio quel video dove parlavo dell'acido ialuronico, così capite anche come funziona, e il modo giusto per poterlo utilizzare. Insieme all'acido ialuronico consiglierei la vitamina C. Vitamina C perché lei serve alla luminosità della pelle. Vitamina C che può essere usata con la vitamina E e con la vitamina B. Se non volete usare in questo periodo la vitamina C perché secondo me è il periodo ideale in quanto andiamo nell'inverno, quando non c'è probabilità che fotosensibilizzi la pelle. Se avete problemi, avete peli troppo sensibili per la vitamina C, vi consiglio la niacinamide. Sto utilizzando proprio i prodotti della The Ordinary che vi ho parlato nel video di Look Fantastic. Niacinamide, eccola qua. Niacinamide in questo caso è al 10% con lo zinco. Zinco che aumenta anche le difese immunitarie della pelle. Niacinamide è ingrediente magico, se ne parla moltissimo in questo periodo come si parla dei peptidi per le pelli mature. Niacinamide serve per chi ha la pelle grassa, serve per bilanciare il grasso sulla pelle, quindi molto adatta alle pelli grasse. Ma anche molto adatta alle pelli sensibili, molto adatta quindi alla pelle secca perché è anche un ottimo antiossidante. Lui ve lo consiglio da utilizzare al mattino o alla sera. Naturalmente, se usate la vitamina C, ricordate che la niacinamide, ovvero la vitamina B5, non va assolutamente utilizzata insieme alla vitamina C. Quindi, se volete luminosità e vedete che la vostra pelle è ancora all'inizio della menopausa o di una pelle che comincia a seccarsi, utilizzate la vitamina C, così le date luminosità insieme all'acido ialuronico. Se invece volete una sferzata e la vostra pelle è un po' più matura, io consiglio la niacinamide in quanto raffina i pori, aumenta l'elasticità e vi parlerò di questo ingrediente veramente magico, di questa vitamina B5 che è necessaria per la nostra pelle. Altra vitamina per la nostra pelle è la vitamina E che potete infilare in ogni dove, nella vostra routine del mattino e anche nella vostra crema. E finiamo con una crema. Io consiglio una crema neutra, una crema senza proprio profumo, quindi non con degli antiossidanti, ma una crema neutra, ovvero ad esempio potrebbe essere la crema Dye Essence, la Mystery Essence di Alpha Edge. Vi metto le fotine qua di lato quando non riusciamo a vedere il prodotto perché quando sono bianche così è difficile. Altrimenti una buona crema neutra. Anche le creme coreane, una crema neutra base, anche quella della ceramide che vi metto la fotina qua sopra, va benissimo perché contiene i ceramidi. E poi naturalmente si finisce con la protezione solare. Crema solare, per esempio questa della Fruida 50+, è una mystery un pochettino leggera, quindi va benissimo quando poi vi truccate. Frudia ed è un brand coreano, consigliatissima. Potete usare quindi il mio buono sconto se vi fa piacere acquistare su YesStyle i prodotti coreani. Questa è la routine del mattino. Durante la giornata, per dare idratazione ulteriore alla nostra pelle, vi consiglio proprio le acque termali che però sono più adatte secondo me sia a idratare la pelle, ma durante la stagione estiva. Per quanto riguarda la stagione invernale, quello che vi consiglio io potrebbe essere proprio uno spray all'acido ialuronico, uno spray per esempio questo qui, Elisira, la vitamina C sempre della Sien. Questo è ottimo anche se acquistate SBC, il mio grande amore,
questo spray con l'acido ialuronico. Lui è fantastico, sottilissimo e vi fornisce molta idratazione durante la giornata anche sopra il trucco. Quindi piccolo accorgimento, naturalmente l'alimentazione è importante, come è importante bere moltissima acqua. Molta acqua, almeno 2 litri al giorno. Passiamo adesso alla routine per la sera, poi per oggi vi saluto. Quindi non vi voglio far perdere troppo tempo, ma mi piaceva affrontare questo argomento veramente bene. Per la sera andiamo di nuovo a struccare la nostra pelle se abbiamo fatto un trucco, ci siamo messi del fondotinta. Ma anche se voi non siete abituati a truccarvi, comunque bisogna sempre fare la detersione alla sera, perché durante la nostra giornata comunque veniamo a contatto con l'ambiente esterno, i gas delle macchine, l'inquinamento. Quindi consiglio per la sera un olio struccante che può essere uno molto economico e molto adatto, sempre della linea al miele, questo qui molto delicato, adatto alle pelli mature. Ma anche uno struccante in burro, sempre in olio, questo qui che vi ho fatto vedere, sempre della skincare coreana. Ed è questo qui, l'Amish, che è proprio quel burro morbidissimo che vi ho fatto vedere, che si scioglie e diventa un latte sulla vostra pelle. Dopo di lui, se avete la pelle grassa, potete usare una spuma detergente. Quindi moltissime sono quelle in commercio, ve ne ho fatte vedere anche moltissime vegane, ma io consiglio proprio un buon olio e dopo un buon olio io passerei ancora una volta il nostro latte detergente che va comunque ad ammorbidire la pelle e a dargli quel comfort in più a una pelle matura. Infine, userei un tonico, utilizzerei non un tonico all'acido ialuronico questa volta, ma userei un tonico magari esfoliante. Potrebbe essere questo qui, che vi ho fatto vedere molte volte, che è fatto con gli enzimi del papaya, anche un tonico all'acido lattico, molto buono questo di Pixi, eccolo qui. Pixi, tra l'altro parlando di Pixi, non dimentichiamoci la zona del contorno occhi e vi consiglio per esempio questi dischetti fortificanti con collagene e peptidi, eccoli qui i famosi peptidi, i nostri messaggeri, fantastici da tenere alla sera, da fare un'ottima mascherina. Naturalmente non dimentichiamo mai il contorno occhi, sempre mattina e sera. Finiamo adesso la routine della sera. Qui userei un acido che va a esfogliare la nostra pelle. Allora, moltissimi sono gli acidi che esistono per fare queste esfoliazioni. Ci può essere un siero all'acido glicolico. Vado ancora con un acido glicolico, questo dell'Alpha Edge, da utilizzare 3 volte a settimana. Ma se avete la pelle molto molto sensibile, l'acido glicolico lo sentite troppo aggressivo, anche se non lo è, mi raccomando, perché aiuterà la vostra pelle ad abituarsi a formare collagene, quindi è un ottimo, ottimo connubio proprio per far lavorare la vostra pelle. Vi consiglio l'acido lattico. L'acido lattico, questo che ho preso sempre The Ordinary, inoltre, è anche formulato al 5%, ma contiene anche l'acido ialuronico. Quindi questo è consigliatissimo sia per il prezzo, qualche goccina da mettere, poi mettete il vostro siero e infine finite con la vostra crema. Potete in questo periodo anche utilizzare dei sieri o usare proprio il retinolo, quindi una crema a base di retinolo, proprio il retinolo. Retinolo lo trovate anche nella The Ordinary o il retinolo o il resveratrolo, comunque la vitamina A alla sera che aiuterà finalmente a far formare meno radicali liberi possibile. Il retinolo su alcune pelli sensibili è molto molto aggressivo, quindi al posto del retinolo ci potrebbe essere consiglio il bucacchiolo, che è proprio il sostituto del retinolo adatto alle pelli sensibili. È molto usato in cosmetica, fantastico perché lui proprio non è fotosensibile come invece è il retinolo, perché quando usate il retinolo al mattino dovete sempre mai dimenticarvi la crema solare.
Quindi finiamo questo video e abbiamo appunto fatto un excursion sui prodotti che possono essere alternati. Andremo poi ad analizzare bene bene questi ingredienti come gli aminoacidi, dell'acido ferulico, l'acido lattico, proprio nello specifico. Così troverete la vostra routine. Questo è quello che dobbiamo utilizzare. Alternando magari l'acido lattico, l'acido ialuronico, glicolico e così via. Queste sono più o meno le cose su cui dovete assolutamente abituarvi a fare una routine di questo tipo. Vi saluto per oggi, vi aspetto prossimamente con altri video dedicati alla bellezza. E non dimenticatevi neanche il contorno occhi, non ho parlato di contorno occhi in quanto ho dedicato tanti video, contorno occhi un po' più ricco. Quello che consiglio quando si ha una pelle matura, che per quanto riguarda la zona del contorno occhi, oltre ai patch, ma comunque usare dei sieri sotto il vostro contorno occhi che può essere un po' più nutriente. Quindi per oggi vi saluto. Vi do appuntamento prossimamente e vi mando un enorme bacio.